Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light e in questo video vedremo come rimuovere la voce a qualunque tipo di canzone. Questo allo scopo di avere solamente la base musicale e anche semplicemente per cantarla in versione karaoke. Quindi è necessario rimuovere la voce che è presente all'interno della canzone. Ci tengo a dirvi che questo metodo è facilissimo, non dovrete fare nient'altro, che non voglia dire caricare il file audio su un sito, dopodiché sarà il sito stesso a fare tutto il necessario per rimuovere la voce. Quindi ragazzi, andate su vocalremover.org oppure cliccate sul link che vi lascio in descrizione e una volta arrivati qui, semplicemente cliccate su Seleziona file. Mi sono dimenticata di dirvi che questo sito è completamente gratuito da utilizzare. Inseriamo la nostra canzone e aspettiamo che arrivi al 100%. Come vedete, molto veloce. A questo punto aspettiamo che venga elaborata. Come c'è scritto qui, potrebbe volerci al massimo un minuto. Perfetto, ci siamo! Abbiamo la possibilità di scaricare semplicemente la base musicale, quindi senza voce, oppure di scaricare semplicemente la voce, senza base. In questo caso non interessa solamente la musica, senza voce, quindi andiamo ad ascoltarla cliccando su play. Prima però vi mostro come sarebbe la canzone con la voce, quindi in maniera originale. E poi andiamo a fare il confronto una volta tolta. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah I'm all about keeping you and I. Benissimo, l'avete ascoltata con la voce, quindi in maniera originale. Andiamo ad ascoltarla invece senza, abbassando quindi questa levetta su vocale fino ad azzerarla. Benissimo ragazzi, avete notato come la voce non si sente per niente e l'audio è pazzesco, rimane comunque tale, in alta qualità e ottimo per creare un karaoke a parer mio. Comunque in basso a destra abbiamo la possibilità di decidere con quale formato scaricare la nostra canzone senza voce, tra cui MP3 e WAV. Vi consiglio l'MP3 e una volta pronti cliccate su salva. Decidete se voler scaricare solamente la base musicale, quindi musica, o se solamente scaricare la voce senza la base sotto, oppure potete scaricare sia la musica che la voce, ma a questo punto non ci servirebbe a nulla perché il nostro intento è proprio quello di avere qualcosa di diverso. Quindi scarichiamo semplicemente la base musicale, così per farvi un esempio, clicco su musica ed ecco ragazzi che me l'ha scaricata. Eccola qui, sarebbe questa, vado a rinominarla per capire meglio qual è la canzone con la voce e no, e andiamo ad ascoltarla. Spero ragazzi che questo video vi è stato d'aiuto, se sì lasciate un like. Ciao e alla prossima da Mary Light.